Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria e con la salute. Abbiamo sempre detto nelle nostre trasmissioni che l'alimentazione e lo sport sono sicuramente due aspetti fondamentali per migliorare la nostra qualità di vita, ma per garantirci anche un benessere, e una salute migliore. È ospite in studio della nostra puntata la dottoressa Maria Albini, dietista del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara. Innanzitutto bentornata, ma le faccio subito la domanda così diretta: che relazione c'è tra sport e alimentazione? Vabbè, indubbiamente una grande relazione, non possiamo scindere le due cose. Se dovessimo mai intraprendere un piano nutrizionale equilibrato e appropriato per quelli che sono i nostri fabbisogni, è imprescindibile dare un'attività sportiva. Pensiamo solo ai grandi sportivi, che tipo di alimentazione seguono. Quindi direi che vanno di pari passo. Ma se noi pratichiamo un'attività sportiva, dobbiamo cambiare anche il nostro regime alimentare? Beh, dipende dal livello di intensità dell'attività sportiva e dobbiamo anche tenere in considerazione delle variabili veramente importanti. Ognuno di noi è un individuo a sé, quindi non si può fare una valutazione, che va bene per tutti per quanto riguarda l'alimentazione, ma anche per quanto riguarda lo sport. C'è da considerare il livello di intensità. Non tutti gli sport richiedono uno sforzo fisico uguale. Il clima in cui viene svolta questa attività, ricordiamoci che se c'è un clima rigido, il nostro dispendio energetico è maggiore e anche il nostra performance fisica, cioè quanto muscolo noi abbiamo. La parte muscolare è la parte attiva, cioè la parte del nostro corpo che consuma energia. Quindi tutto questo deve essere calcolato all'interno di un buon conteggio calorico, sia in termini qualitativi che quantitativi. Quindi quelli che non praticano sport in modo continuativo, ma diciamo quindi non a livello agonistico o comunque che vanno 3 volte alla settimana in palestra, però magari fanno una volta alla settimana la loro camminata o anche di più, o vanno in bicicletta o si muovono spesso a piedi, devono cambiare, pensare di cambiare l'alimentazione quando appunto fanno questo tipo di attività? Beh, questa è una bella domanda, nel senso che c'è da considerare soprattutto che non sempre noi facciamo attività sportiva, facciamo magari dell'attività motoria, facciamo quindi dell'attività muscolare. L'attività sportiva è un impegno che si prende e che si porta avanti con un inquadramento ben preciso. Quindi la mia camminata della domenica, la mia passeggiata a passo veloce è da considerarsi un'attività motoria, dove il mio organismo non viene messo a dura prova, non va incontro a delle carenze date da uno sforzo fisico eccessivo. Quindi direi che se la mia alimentazione iniziale è buona, è ben concepita e ben impostata, non necessariamente io devo cambiare la mia alimentazione se il mio impegno non è così alto. Però, ad esempio, questa è una mia curiosità, ma una persona che si è impegnata a livello professionale, con lo sport, o perlomeno magari lo fa a livello amatoriale, ma comunque partecipa a gare, deve cambiare la sua alimentazione e, ad esempio, prima di una gara bisogna mangiare in un certo modo, non mangiare affatto? Assolutamente sì, nel senso che la mia performance sportiva ha praticamente dietro o anche una cultura alimentare. La nostra riserva energetica è rappresentata dal glicogeno, che è questo zucchero animale che noi abbiamo a disposizione, che il muscolo ha a disposizione per compiere il lavoro, ma il glicogeno si forma settimane prima, quindi non posso arrivare ad una gara e chiedere al mio fisico una certa prestazione. Quindi anche l'alimentazione dello sportivo il giorno della gara va ben calibrata. Ci sono degli adiementi, ad esempio, che vanno contro quello che è un bisogno. Facciamo un esempio classico: se dovessi mangiare prima di una gara un alimento molto ricco di grassi, oleoso, untuoso, ho un impegno da parte del fegato che è troppo grande in quel momento. Il fegato deve servire per fare un altro lavoro. Quindi veramente le performance e le risultanti sportive
variano in base alla mia alimentazione, assolutamente. Adesso una domanda che per anche questa per me è una curiosità. Andando su internet molti chiedevano, la caffeina fa male, cioè il caffè non dà energia? Questo è un argomento un po' dibattuto in effetti. La caffeina è l'elemento del caffè eccitante, che non possiamo anche confondere con quello che è la teina, che è un altro elemento, o la bromina, che è un altro elemento che è contenuto invece nella cioccolata. Ha un però, non a tutti può essere consigliato. Molti integratori alimentari sono a base di caffeina. Pensiamo ad esempio ai cardiopatici, non tutti possono consumare elevate quantità di caffeina. Anche chi soffre di patologie del tratto gastroenterico è sconsigliato un elevato consumo di caffeina. Fino a qualche tempo fa era uno di quegli elementi che era bandito dagli sportivi perché era tra le sostanze da non prendere prima di una gara. Adesso non è più nell'elenco dei cattivi, però effettivamente non può essere diffusa a larga scala o data come notizia che va bene per tutti il consumo di caffeina in questo caso. Le leggo la domanda di un telespettatore che poi vorrei ampliare un pochettino. Pratico sport in modo continuativo, corro, vado in bicicletta, posso utilizzare degli integratori? Innanzitutto, cosa sono gli integratori alimentari? Perché sono bevande, sono cibi, vanno a integrare la nostra alimentazione, vanno a sostituire la nostra alimentazione. Gli integratori alimentari sono ciò che dice il nome stesso, integra ciò che noi mangiamo, dove io ho una carenza o dove si viene a verificare una carenza. Quindi sono bevande, sono solidi, sono anche delle compresse e hanno tutti una funzione ben specifica. Un integratore è diverso dall'altro. Io vado a utilizzare un integratore anche in base sì allo sport che faccio, ma anche al momento. Ci sono degli integratori alimentari ricchi ad esempio di aminoacidi ramificati, che sono degli speciali aminoacidi che vanno presi prima della gara e quindi non entrano in un ciclo epatico, quindi lasciano a riposo il nostro organismo, almeno da quel punto di vista lì, e sfamano nel momento dello sforzo il nostro muscolo. Ci sono degli integratori post-gara, che sono ad esempio i sali minerali. Quando io faccio uno sforzo molto intenso, un'attività sportiva che mi richiede un lavoro muscolare molto, molto, molto grande, perdo tanti sali minerali, tra questi il magnesio, il potassio, perdo tanti liquidi. Quindi reintegrare in questo caso vuol dire ristabilire quello che era un equilibrio idrosalino preesistente. Però mi scusi, ma chi decide di che si possano prendere questi integratori? Perché, non so, io vado in bicicletta, magari vado in orari in cui la temperatura è calda, quindi perdo molti liquidi, decido, vado in un negozio di articoli sportivi e mi prendo i sali minerali così a caso. C'è qualcuno dietro che deve prescrivere queste cose oppure... Beh, il medico sportivo è il primo che viene logicamente preso in considerazione. Per chi fa attività agonistica. Per chi fa attività agonistica, certo, ma il discorso è questo, che non può essere esteso a macchia d'olio questa indicazione dietetica, perché è un'indicazione dietetica, e varia in base al mio sforzo, come dicevo prima. Se sudo tanto, reintegro, ma anche semplicemente reintegrando dell'acqua, del succo di limone, dello zucchero, anche quello è un integratore naturale, ma un integratore casalingo. Quindi molto varia, molto spesso io sento qual è il mio bisogno, cioè lo sportivo lo sente qual è il plateau d'arrivo, oltre il quale non può spingere oltre, e quindi integra le perdite. Addirittura ci sono degli sport che richiedono un'integrazione durante la gara. Pensiamo anche solo a chi fa ciclismo. Non può coprire delle distanze così lunghe senza integrare magari degli zuccheri. In questo caso si usano le maltodestrine perché sono zuccheri che non innalzano la glicemia, che non sono al palato particolarmente dolci, quindi non danno questo senso di nausea, ma che nutrono la nostra massa muscolare. E invece quelle diete un po' particolari che vengono usate prima di una gara, ad esempio non so, chi pratica bodybuilding fa un uso magari di più proteine piuttosto che, ma a lungo andare tutte queste diete mirate non fanno male?
Ma in realtà non sono delle diete vere e proprie, sono delle indicazioni date un po' fuorvianti in realtà. Devo dire che lo scenario è molto cambiato negli ultimi anni, eh? Ci sono delle persone esperte che si occupano proprio di questo aspetto. Il carico proteico non è più spinto come qualche anno fa e quindi si è ridimensionata molto questa situazione. Anche in questo caso l'organismo è così bravo da poter comunque ridurre il danno che noi potremmo fare con un carico di proteine così elevato. Se io esagero nel consumare proteine, il mio corpo le allontana attraverso degli atti fisiologici. Bene. Continueremo con questo discorso sull'alimentazione e lo sport, ma il tempo a disposizione è terminato, per cui dottoressa la invito a partecipare a un'altra puntata e invito i nostri telespettatori a seguirci. Grazie e alla prossima. Grazie.